Ciao a tutte, ciao a tutti. Ritorno con un video dedicato a una domanda che mi ha fatto Laura, già ho avuto modo di parlare in un altro video, che chiede che influenza ha la nostra genealogia rispetto al partner che noi attiriamo o la partner che noi attiriamo. E ho esposto alcune cosine legate alle memorie di monastero, agli aborti e quant'altro. Oggi mi voglio soffermare sul ruolo dei nonni. Una cosa importantissima legata alle nonne è che noi attiriamo una partner o un partner in sintonia a quello che è stato il vissuto delle nonne nella loro infanzia. Cosa significa? Che in ragione di quanto la loro mamma è stata calda o fredda, nel senso è stata affettuosa, ma soprattutto presente nei momenti del bisogno, più noi attireremo facilmente o meno facilmente un partner accogliente o meno. Pensate quindi il miracolo che si compie per la nonna se noi riusciamo a portare i nostri partners, le nostre partners, in una situazione di accoglienza. Abbiamo ridato una nuova infanzia alle nonne. Molti fra voi diranno: ma come faccio a sapere di com'è andata con la nonna? Ma intanto chiediti che tipo di partner attiri e che tipo di reazioni hai con il partner. Sei una persona scattosa, sei una persona sempre arrabbiata, oppure sei sempre nella dolcezza, ma molto spesso ti senti nell'umiliazione, o comunque cosa accade nella tua vita? Beh, quello è il primo specchio da studiare, sono le prime ABC, le prime cose da capire per capire com'era la tua genealogia e le tue nonne in primis. In base ai tantissimi incontri personali che io ho avuto con le persone che mi seguono, più di 4.000 ad oggi, uno ad uno, ho notato che la memoria più pesante, una delle più pesanti, pardon, che hanno vissuto le nostre nonne, che pesa poi nelle nostre relazioni sentimentali, è il senso di insufficienza. Cioè, cosa significa? Che le nonne si sono sentite incapaci di risvegliare il calore e la passione del proprio compagno, marito che sia, in questo caso il nonno. Uno dice: ma sai, mio nonno era insopportabile, oppure comunque cosa c'entra tutto questo? Lei non ha pensato a queste cose. Lei a livello cosciente non lo ha pensato. Ma a livello animico, ma più che altro a livello inconscio, questa macchina che è quasi paragonabile a un computer, non è riuscita a realizzare il sogno più grande della famiglia, a risvegliare la passione. Cosa succede? Che questo meccanismo passa d'urgenza ai discendenti, normalmente soprattutto alle nipoti femmine. Quindi parliamo di due generazioni. E hanno questo senso di incompletezza, di mancanza che ereditano quindi dalle nonne. Mancanza nei confronti del partner, oppure il partner che vive di questa sensazione. Parlando invece dei nonni maschi, questi sono, io li chiamo il motorino di avviamento del livello di passione che la coppia vivrà, parlando di nipoti soprattutto. Cioè, cosa significa? Che più l'infanzia dei nonni è stata, diciamo, triste, dove i nonni erano magari isolati, non si sentivano riconosciuti appieno, meno la coppia avrà diritto di vivere nella passione. Perché? Perché la nipote o il nipote tendenzialmente vivrà la propria madre in un modo staccato, vuoi perché lavora, vuoi perché ha un problema di altro genere. Si combinano degli eventi tali che la madre diventa fredda, creando un'immagine futura di un partner fredda. Sono consapevole che questi meccanismi non sono facilissimi da capire nell'immediato, ma riflettici un pochino. Rivedi questo video più volte se hai bisogno e comincia a documentarti, perché parleremo tantissimo dei meccanismi che ti riguardano da vicino. E ricordi che la consapevolezza porta alla felicità. È inutile cercare felicità senza consapevolezza. Come sempre, ringrazio tutte le persone che mi seguono, ringrazio te che condividerai questo video e vi invito come sempre ad iscrivervi alla mia pagina Fabio Nezzac, qui su Facebook, ad iscrivervi al mio sito dove potete scaricare 4 libri gratuitamente e invito tutte le associazioni o persone private che hanno il desiderio di vedermi nella propria città a contattarmi attraverso il mio sito per poter organizzare qualcosa assieme e portare le mie conoscenze alle persone che voi conoscete e che contatteremo comunque. Continuate a farmi richieste di argomenti
a voi cari, domande che volete farmi e che non riuscite a trovare risposta. E io, con il tempo disponibile, cercherò di darvi una risposta. Un abbraccio da Fabio Nezzak.